Bentornati su Digital Bench, buona domenica e bentornato Paolo Ricci, il nostro... Ciao Caterina, ciao, buona domenica ciao, a tutti. Ciao. Allora, parliamo di sport e competizione. Come hai trasformato nel tuo mondo, nel tuo, diciamo, settore, questa visione? Cioè, tendenzialmente noi siamo portati a pensare a chi si allena, poi a un certo punto viene voglia di partecipare, no, a delle gare, quindi puntare a quello che è l'agonismo. Sì. Ma diciamo che, parlando dei bambini, ai bambini loro viene dato per scontato che facendo uno sport e allenandosi debbano poi comunque andare a avere una verifica nella gara, nella competizione. Io, essendo stato un agonista, un ex agonista, l'ho fatto per tanti anni, però mi sono accorto poi, nel momento in cui ho deciso di diventare insegnante, che c'erano diversi bambini, sempre un numero crescente, che di fronte alla gara, di fronte all'ansia da prestazione, nei confronti anche del singolo saggio piuttosto che il brevetto, andavano in un tilt emotivo, non riuscivano a sapere gestire il loro aspetto emotivo. E questo a me dispiaceva tantissimo, perché questi bambini abbandonavano poi l'attività, non completavano neanche l'anno sportivo. E allora mi sono chiesto, ma forse non tutti i bambini sono pronti per la gara? E non sono proprio, forse non ne hanno proprio bisogno nella loro vita. E quindi ho incominciato a esplorare in una maniera molto netta, ho tolto dall'insegnamento della ginnastica artistica tutto ciò che è competitivo. E a proposito, mi dicevi, i tuoi saggi come li chiami? Non è più il saggio, ma è... Il saggio è diventata la festa della ginnastica, perché soprattutto pensando ai bambini, io quando faccio l'invito dico, se siete invitati voi a una festa, che è la festa della ginnastica, e potete invitare a vostra volta i vostri genitori, i vostri amici. E penso che un bambino, di fronte all'invito a una festa, ci va con uno slancio, certo, con l'anima diverso. Aperta. Sì, sì. Bene, grazie mille Paolo. Allora ci vediamo in una delle prossime domeniche con Paolo Ricci a parlare ancora del suo mondo, dello sport e della gioia, sulla mia Digital Bench. Ciao! Ciao.